Rieccomi con il secondo video. Allora, adesso vi mostro il mio junk, che è totalmente diverso dal primo. Questo ha delle perline particolari perché a me piacciono i teschi e i colori tipo sul viola, rosa, fucsia, colori molto accesi. Non so se si vedono. Si vede poco perché ho le lampade in basso, come vi dicevo, mi sto arrangiando con delle lampade e se io alzo il junk la luce non arriva. Comunque, sono veramente bellissime queste perline, me le ha date mia sorella. Anche qua ci sono vari braccialetti riciclati, perline che arrivano da AliExpress, un po' dappertutto. Comunque, questo ha 1, 2, 6 inserti, 6 signature. E più o meno è un 22 per 16 e il dorso era 6 centimetri. Allora, non ho ancora cucito bene la chiusura perché ho avuto tante cose da fare in questi giorni, però poi domani o dopodomani mi ci metterò e farò la chiusura bene. Questo, al contrario del primo junk che vi ho mostrato, ha una taschina interna con l'immagine che io posso cambiare quando voglio, però mi piace tantissimo questo coniglietto, quindi lascerò questa. E vi faccio vedere, ha molte più carte scrap dell'altro ed è molto più pieno. Iniziamo. Allora, guardavo se avevo portato di mano un cartoncino, ma vabbè, si capisce. Comunque ci sono delle tasche. Alcune pagine sono riciclate da altri junk che non usavo e quindi ho deciso di togliere un po' di carta scrap perché comunque cioè quelli che facevo prima erano veramente pieni, 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 pieni e c'erano tantissime pagine, quindi anche se togli due o tre pagine da qualche inserto non si vede neanche la differenza. E alcuni sono bagnati col caffè. Si è appiccicato. Questa è carta di tappezzeria. Non so se lo userò mai, però mi piace tanto. Talmente tanto farli che e mi rilassa talmente tanto che io li faccio, poi me li guardo ogni tanto e rimangono lì. Poi magari un giorno rimarranno alle mie figlie, non lo so. Però l'unica cosa che mi tiene la mente occupata e mi fa stare bene crearli, quindi io li creo. Questa è un'altra carta di tappezzeria che è sul dorato. Questa è un libro, non so come spiegare. Ci sono tutte le strade italiane, non mi ricordo com'era, che si chiamava. Vabbè,
tipo una cartina geografica, ma con le strade italiane. Questo è l'interno di una pagina di un libro, cioè all'interno della copertina, ma non mi ricordo di che libro. Forse di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma non ne sono sicura. Altra tappezzeria. Questo è un libro con le cartine, ma di tantissimi anni fa, vecchissimo. E praticamente diciamo che ogni inserto più o meno ha 1, 2, 6, più o meno hanno 6-7 pagine ognuno. E abbiamo detto che sono 6 inserti. E la copertina è flessibile perché a me piacciono molto con le copertine flessibili, non tanto quelle rigide, perché li trovo più maneggevoli. Questo arretro, non so se ve l'ho fatto vedere. E niente, anche di questo fatemi sapere se vi piace. Buona serata, ciao!